Secondo incendio in poco più di 2 anni all'azienda di smaltimento rifiuti di Foiano della Chiana, la Raitec. I residenti che abitano in questa zona e anche coloro che lavorano nelle fabbriche vicine dicono non ce la facciamo più. Non se ne può più. Stanotte un puzzo, stamattina che io non potevo aprire manco le finestre. Poi sono stata operata di tumore, sinceramente io mi sono rotta le scatole di questo coso. La Raitec smaltisce in questo impianto che si trova tra Cesa e Foiano della Chiana rifiuti elettrici ed elettronici ritenuti speciali e pericolosi. Spesso c'è anche degli odori che insomma non è che sono poi gradevoli. È degli odori, un odore acre, insomma, un odore acido, un odore così. L'incendio stavolta è divampato poco prima della mezzanotte. Massiccio l'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Arezzo con 4 automobili. Mezzi pesanti. I vigili del fuoco si sono impegnati per lo spegnimento, riuscendo a contenere le fiamme in una porzione molto limitata, che per quanto limitata comunque ha richiesto qualche ora per lo spegnimento. È un materiale di lavorazione dei rifiuti misto, un po' di rifiuti RAE, come si dice, cioè apparecchiature elettriche, e le lavorazioni successive che quindi prevedono anche plastiche e materiali metallici. La quantità di materiale che è bruciata? Parliamo di qualche tonnellata. Sul posto anche i mezzi e gli uomini del 118, i carabinieri, il personale della ASL e dell'ARPAT. Nessun ferito né intossicato, resta da capire la causa del rogo e soprattutto il pericolo inquinamento per l'ambiente. Il comune è intervenuto e ha fatto quanto di sua competenza e quindi è chiaro che io sono personalmente vicino a tutti i cittadini che sono preoccupati per questi episodi. Insomma, nel 2016 c'è stato un incendio importante, non è passato neanche 3 anni, siamo di nuovo punto a capo e quindi c'è preoccupazione e timore e quindi insomma queste cose non devono assolutamente succedere. Sono successe, però insieme alle altre autorità competenti, insieme ai vigili del fuoco che ringrazio che sono intervenuti tempestivamente, insieme all'ARPAT, insieme alla ASL, insieme alla Forestale che sono tutti qui presenti, bisogna trovare una strada perché queste cose non devono più succedere e vediamo, insomma, ci saranno anche delle indagini in corso. Per quello che riguarda le cause dell'incendio non è esclusa nessuna pista. Le indagini sono ancora in corso e quindi non è possibile dire nulla. Non è esclusa alcuna motivazione al momento.